ti va di raccontarmi la tua storia? Ok, diciamo che la mia storia è cominciata tossicodipendenza, perché io sono qua per tossicodipendenza. Dopo la morte di mia madre, che avevo 14 anni, mi sono sentito solo. Allora sono andato alla ricerca di gente che mi poteva capire e lì l'ho trovato un po' gente delle case popolari, gente tossicodipendenza, che andava a rubare, di qua e di là. E un po' per farmi accettare, un po' perché comunque sentivo più la vicinanza a loro. Andando avanti, comunque ho iniziato comunque a affezionarmi a loro e poi cercavo casa e non la trovavo, andavo in comunità, l'assistenza sociale mi trovava la comunità, poi facevo un mese, ritornavo giù alle case popolari che dormivo in un box, in un garage, a casa di un amico, fino a che non ho compiuto 18 anni. Ho iniziato a vendere il fumo, la coca, una cosa e un'altra, ho fatto un po' di soldi, ho preso la casa, sempre ho continuato a frequentare loro, finché non mi hanno arrestato e mi sono fatto la bellezza di 4 anni di carcere tutti filati. Lì ho conosciuto un po' la religione, il Signore, ho iniziato a pregare, a allenarmi molto, pesavo 94 kg, sono arrivato a 63 kg e sono diventato un podista, sono uscito, dopo 4 anni, facevo le gare. E ho continuato a pregare, poi sono andato dai testimoni di Geova, ho mollato i testimoni di Geova, ho trovato lavoro, ho fatto un bullettista, ho fatto un po' di cose. Dopodiché ho cercato questa strada, una strada un po' normale, e dopodiché non mi è andata bene, ho iniziato a bere di nuovo, drogarmi, fare coca, e finché non ho trovato un'altra comunità dove mi potessero accettare. Dal 2003 a oggi ho passato un po'. Non ho mai trovato quella giusta, questa mi sembra quella giusta. Di che sostanze abusavi? E coca. Tirato la coca, pippavo, basta, farmi non pippare coca, mi piaceva. Bere, coca e rum. E basta, mi piaceva quello sballo lì, ma all'inizio per farmi accettare, poi mi è piaciuto fumare un po' meno perché andavo in paranoia. Cosa si prova dopo un colpo di cocaina? Senti meglio, ti senti più forte, più sicuro, credi che tutto possa succedere quello che pensi e dopo è tutta, diciamo, fuffa perché alla fine non c'è più niente e quando finisce l'effetto è finita sono tutte chiacchiere, fatti non ce n'è, fai, costruisci, io ci penso io, ci sono io, dopo invece. La domanda che faccio sempre è: eri consapevole di quello che stavi facendo? Perché Sì. non sei riuscito a mollarla? Perché mi piaceva e ho fatto anche una guerra contro me stesso a dire domani smetto, ma l'indomani ce l'ho dentro di nuovo e non ce l'ho fatta perché era bello, mi piaceva. Dopo è diventata una dipendenza, però Poi cos'è che ti ha fatto dire adesso basta? mi ero innamorato e quindi dopo ho visto che comunque non riuscivo mi ero rivisto in me e che ero una frana, che alla fine non potevo dargli quello che avevo dentro e oltretutto non era un poco di buono, però poi mi ero innamorato e alla fine ho detto basta, gli do un taglio a tutto perché dovevo fare qualcosa per me. Ragazzi o persone che sono cascate nel tunnel, cosa vorresti dirle? Se ti trovassi qua una persona che è dentro questo tipo di vita, cosa vorresti dirgli? Di credere in se stesso, però c'è poco da fare perché finché tu non scopri veramente dentro di te che vuoi cambiare, quello lì è uno stile di vita, quindi te lo porterai dietro tutta la vita. È uno stile che usi. Tu cresci in un modo e quello lì rimane il tuo stile di vita, voglia cambiarlo, torna sempre. Ti puoi nascondere dove vuoi, ma lui torna, quindi sta in lui. Il tuo progetto invece è futuro? Per il futuro tu cosa vedi? Io non ho mai avuto il modo di vedere un domani, io guardo sempre il presente e per il momento ho degli obiettivi semplici come prendere la patente, che sto cercando di prenderla, ne ho 45 anni quindi mai avuto niente, quindi è già per me un grande Certo. obiettivo e quello che viene è tutto di buono, ma non ho obiettivi. Grazie mille. Ciao!